Eccoci qua diretta quindi con Death Note, che è un altro cartone interessante, anime più che cartone. È un anime intrippato, come avevo detto a metà puntata, forse all'inizio. E appunto qui c'è questa soundtrack che parte quando i due fanno questo gioco mentale. E veramente ci hanno trattato come un film giapponese, uguali personaggi, ma la storia è leggermente diversa. Su quei film un po' giapponesi fatti a 2 lire, quindi si possono vedere, come no. Ultime email, poi per stasera ho finito. Domani sera comunque tornerò con Serial Style, che l'altra volta ha fatto 1300 ascolti, quindi qualcosa di impensabile. Music Show fa un po' meno, boh, probabilmente non è di interesse, ma effettivamente forse fa anche una fascia oraria ampia. E però i miei 300-400 utenti sono sempre contento di farli, e le vostre email arrivano sempre, quindi ne leggo qualcuna che potete mandare su redazione Angolo della Musica, perché io le leggo sia in questo caso che in un altro. Allora, per gennaio cosa hai intenzione di fare per la radio? Farai qualche ospitata? Ti piacerebbe avere un artista di X Factor? Probabilmente no, di X Factor non mi interessa proprio per niente, a dire il vero, non sarei neanche interessato. Gennaio, anche qui mi piacerebbe come utenza poter fare qualcosa di mettermi alla prova, probabilmente nel senso come interviste, come puntate in compagnia con utenti che magari posso scegliere io. O con ospiti così, e vedere se sono anche portato a fare questo, perché molti mi dicono che sono radiofonico, che ho la voce un po' radiofonica, che magari sono spigliato, però io devo migliorare ancora. Io credo che devo migliorare, ci sono alcune cose quando parlo troppo veloce che magari gli utenti non riescono a capire molto bene cosa ho detto, le pronunce su certe cose. E le lingue sono orrende, cioè me ne rendo io conto per primo, e i nomi un po' così, quindi devo migliorare assolutamente. Ogni tanto delle pause, però ragazzi, mi sembra di essere già a buon livello. Io sono partito nel 2011 a fare radio su speaker, non mi sono arreso con Angolo della Musica. C'era un periodo che per colpa di Gentaglia, di un'altra radio qua speaker, non posso fare nomi, mi avevano brutalmente diffamato. Poi in realtà ho avuto da voi pubblico, da amici eccetera, mi hanno detto che non dovevo mollare, perché comunque era un bel progetto, una cosa interessante, e ho continuato, e i fatti mi hanno dato ragione, perché sono stato chiamato da più radio e ho conosciuto artisti emergenti importanti e non, ho selezionato musica molto interessante, ho conosciuto persone nuove. Quindi un grazie a tutti quelli che mi hanno seguito in questi anni. Si può andare avanti, sicuramente andrò avanti a gennaio quando mi ridaranno la DSL, e voglio fare qualcosa di più, e di più che si traduce in ospitate, e se ho fortuna eccetera cominciare veramente a pensare a un qualcosa come gavetta in un'altra radio, oltre che queste che ho, di cui sono collaboratore, assolutamente. Quindi oltre queste vorrei poter anche avere anche l'opportunità di poter fare un po' di gavetta, per dire questo è il mio lavoro, questo non lo è sicuramente. Però le mie priorità saranno Angolo della Musica in prima linea, perché da ora non ho più cercato nessuno, perché sto per togliere la DSL, quindi non potrei più metterli, ma da gennaio ricomincio a cercarli a manetta, perché è giusto, è una cosa giusta, e mi piace cercarli. Cercherò ospiti su Music Show da portare, e su quello non ho dubbi, spero di avere qualche chance. E niente, grazie agli utenti, spero anche di avere ovviamente qualche piccolo ritornino anche economico, che male non fa, ma questo sta a me comunque. Vedremo un attimo anche qui di poter fare qualcosina. L'altra email mi dicono:
Cosa ne pensi della cantante dei Pretty Reckless? A me piacciono moltissimo e li trovo un buonissimo gruppo rock. Cosa ne pensi? Beh, mi piacciono. Dire che mi piacciono probabilmente è deleterio, però effettivamente sanno il loro. Una Just a Night è una canzone che amo. Poi veramente io ai tempi nutrivo una passione per le ragazze gotiche dark, quindi mi piaceva tantissimo la cantante e la canzone credo che sia una delle buone che abbiano fatto loro, perché credo assolutamente che sia un buonissimo gruppo. Qua in Italia non arrivano per qualche inspiegabile motivo, ovviamente le cose belle noi non ci piacciono, quindi arriva solo Rumenta qua, come posso dire anche Tokyo Hotel, ultima canzone Run, mi sembra una schifezza. Taylor Swift, che tutti dicono bravissima, sì, è una buona cantante, ma nulla di particolare, ho sentito molto meglio. E a me piaceva molto Adele, che non canta, non so cosa sta facendo, e ha una buonissima voce, non canta. Probabilmente è penalizzata dall'aspetto fisico in un mondo dove si dà quello in prima linea e le altre schifezze come in secondo piano. Terza domanda. Ti piacciono gli Oasis? Io sono un loro grandissimo fan. Mi piacerebbe avere la tua opinione in merito a Oasis, Bullet for Valentine e Blur. Bullet for Valentine, ho qualche canzone effettivamente, quindi sono interessanti, un gruppo interessante, si può serenamente anche ascoltare, acquistare CD. Poi l'altro mi ha chiesto i Blur, Song 2, che è quella che diede vita a FIFA 98, è secondo me uno dei più grandi importanti gruppi inglesi degli ultimi 10-15 anni. E ci metterei anche gli Oasis, che tu hai citato, perché gli Oasis secondo me hanno fatto probabilmente della buonissima musica e un rock inglese, un English rock che a me piace, anche se molte volte non ne carpisco le sfumature, ma questo è un discorso di gusti, non è un discorso di talento o meno, perché gli Oasis ce l'hanno, quindi assolutamente quello non mi permetto di dire una roba del genere. Credo in un contesto tra le migliori band, forse metterei prima gli Oasis, poi i Blur, anche se i Blur hanno creato anche un progetto Gorillaz che fece veramente molti, molti soldi, molto successo, e io ho molte canzoni di loro. E Blur anche Coffee and Cigarettes o TV, una cosa così. Quella del video c'è la scatola di latte che deve trovare la sua fidanzata e poi vanno in cielo insieme. È molto bella come canzone, nonostante sia un po' triste perché ti affezioni allo scatolone di latte. Lo so che è molto scemo, però è così. Allora, cosa ascolti di radio su speaker e non? Allora, su speaker e non, cosa ascolto? Bella domanda questa, mi piace. Allora, come speaker non ascolto nessun'altra radio. Ogni tanto ascolto una radio di una ragazza molto brava, si chiama Noise Radio, che trasmette rock e metal, che è il mio genere preferito, e l'ascolto volentieri quando posso. L'ascolto perché è molto brava, molto radiofonica, sa molto di musica e mi piacerebbe anche poterla portare in diretta qua per fare una puntatina assieme su Music Show. Come FM ascolto un po' di Stanza Selvaggia su M2O dalle 10 a mezzogiorno quando posso, perché mi piace molto Selvaggia Lucarelli. Non sono sempre d'accordo su quello che dice, perché boh, non, però ognuno può avere le proprie opinioni, però molte volte sono d'accordo, quindi poi mi diverto a sentire quella trasmissione, quindi l'ascolto volentieri quando posso. E ascolto anche Benvenuti nella giungla con Mara Maionchi, Ileni e l'altro non mi ricordo, Fabio, non mi ricordo, non mi ricordo l'altro. E parlo anche lì di temi interessanti, da uno spazio al pubblico, quindi mi diverto anche a sentire mentre vado a casa quella. Poi basta. Ogni tanto un po' di radio Babolè, un po' così quando non c'è niente, sabato e domenica mi ascolto con la radio.
un po' di Virgin Radio, un po' di rock ci sta sempre. Poi prettamente ascolto roba dell'MP3.